Benvenuti in un nuovo video svuota la spesa. Questa volta sono andata all'Ocean. Per chi mi segue su Instagram sa perché ero andata all'Ocean, perché mi servivano i gelati della Kinder per fare un video, ma non c'erano. C'erano due, ma il terzo mancava e quindi no. Io inizierei veramente subito, 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 perché altrimenti voi sbirciate, birichine. Allora, sono andata come sempre con mia mamma perché ancora non guido per il momento. Ma i 18 sono vicino. Comunque ha preso queste tortillas, queste qui marchio Auchan, queste qua sono le piccanti, gli piacciono e quindi le ha volute prendere per il restante della famiglia. Poi io ho preso il cioccolato fondente, questo qua della Lindt 90%, che sapete che lo amo e lo trovo solo lì e quindi l'ho preso. Poi mamma ha preso queste gran piada, che sapete che ogni tanto la mangio anch'io quando tipo sta aperta, si deve consumare, mi viene voglia e dico ok, perché comunque sono tre piedine. Ed è questa qua di Roberto con l'extraverde d'oliva, ma sinceramente non mi sono soffermata neanche sui macros. Poi ha preso questo brodo classico dell'Ocean, che io queste cose non le mangio, ma così mi pagano. Preferisco farmele io oppure proprio evito, perché proprio non mi piacciono, poi no. Come dico io, mi devo sciacquare lo stomaco. Poi ho preso queste della Pandiluna, spigotte alla soia, e quindi le devo provare assolutissimamente. Così faccio anche il confronto tra le due, queste qui e quelle lì dell'Eurospin. Poi mamma ha preso questi crostini classici. Questi sono i loro preferiti, li amano perché sono davvero molto croccanti e quindi preferiscono questi agli altri, sono davvero buoni. Perché questi qui li provai anch'io e assurdo, veramente qualcosa di eccezionale. Poi mia mamma ha preso per mia sorella queste barrette della Misura Natura Ricca, che sinceramente sono tre barrette ma costano sulle 3 euro e poi non sono neanche tutta sta cosa sana che si spacciano per sano, ma cosa. Comunque preferisco quelle là di Prozis. Andiamo avanti. Poi Mondo Pasta, ho fatto veramente scorto, ho preso tutti i formati di pasta Barilla, i tortiglioni, le farfalle e i fusilli. Io amo i fusilli, ma sto adorando anche i tortiglioni e quindi ho fatto scorta, non costano neanche 1 euro, quindi ho preferito prenderli. Poi ho preso queste orecchiette, volevo le orecchiette tipo così, io nella confezione normale, così potevo usarla più giorni, ma ho trovato queste qui fresche, ho detto vabbè, meglio ancora, sono 500 grammi, sono queste orecchiette integrali e non vedo l'ora domani di farmele veramente. Poi mamma ha preso questi rigatoni della De Cecco, pasta normale, eccoli qui. Poi io ho preso il pan bauletto dell'Ocean, che sapete che io amo, costa davvero poco, 80 centesimi, ma è davvero buono, 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 sia come ingredienti che come macros, quindi se andate lì acquistatelo perché è davvero buono. Poi qui non c'è niente. Andiamo qui, c'era in offerta due di questi a 1,20 euro e devo dire che i macros non erano niente male, neanche gli ingredienti, quindi l'ho preso, da marchio Marato. Ed è American Sandwich, pane integrale per sandwich ricco di fibre. E ho voluto prendere due confezioni. Ho fatto vabbè, ogni tanto, cioè ci sta la mattina, invece di mangiarmi 6 fette di questo qui piccolino, me ne mangio 3 o 4 di queste grandi e siamo a posto. E lo devo assolutissimamente provare. Ecco i miei adorati cereali, che all'inizio io cercavo questi, ma ho trovato questi qui, sono dei fiocchi di mais biologici, li ho presi perché sinceramente non perché sono biologici, ma perché mi servivano, me li avevo finiti e quindi ho detto vabbè prendiamo questi qui, alla fine costavano anche poco, tipo 1 euro, 1 euro e qualcosa. Poi girando, girando, girando in un'altra proprio corsia ho trovato i miei adoratissimi cornflakes e quindi li ho presi anche loro, ho detto vabbè sì, io vengo ogni tanto qui all'Ocean perché dista un pochino da casa mia. E quindi ho voluto prenderlo. E vi porterò anche uno su della spesa MD per chi voglia andare, devo convincere mamma che l'MD sta molto più vicino a casa mia. Poi mamma ha preso questa qui che è bellissima, cioè è fatta così, veramente bella. Noi la chiamiamo zuppiera, però non mi viene il termine italiano, ma vabbè. Comunque qui ciotola, ecco la ciotola.
ed è nera, cioè è stupenda, bella bella bella. Poi ho voluto prendere la confezione grande perché i piccolini non c'erano e quindi ho preso la confezione d'albume grande, 1 litro, e ho detto vabbè, prendiamolo, tanto alla fine io comunque lo uso tutti i giorni, faccio pancake, 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 ci stava. Poi io solo al Lotion le trovo le patate dolci, neanche dal fruttivendolo, qui è zero proprio. Ho voluto prendere 5 patate, no, 4 patate dolci, quelle qui, non vedo l'ora di farmele. Mondo Philadelphia, queste sono le mie e queste non sono mie. Ho preso 2 confezioni di Philadelphia Active perché nel supermercato vicino casa mia, che è l'unico che le porta, non le sta portando più, mi sta portando la Philadelphia Light, no, neanche la normale, la Light, che alla fine è uguale alla normale, ma dettagli. E quindi ho preso 2 confezioni di Active e una di Grega, che la amo. E poi mamma ha preso questa qui perché le grandi, 3 scusate, sono da 250 grammi perché deve fare la cheesecake. E quindi ha preso 3 confezioni. E invece io mi sono presa questa pasta Fillo perché, io sto facendo questo video il venerdì, e quindi domani registrerò il vlog, quindi domani sera faremo una pizza molto fitta. E quindi spoiler. Ed è quindi, sarà il video che uscirà dopo questo video, quindi tutto a posto. Ed è quindi, l'ho voluta prendere, è davvero molto buona questa qui di Lotion. E poi concludiamo con 3 yogurt greco. Volevo prendere il Fire Fage, non so come si dice sulle pubblicità che stanno mettendo su YouTube, lo chiamano Fage. Boh, non lo so, comunque è un nome strano. Però sinceramente 500 grammi costava 4 euro. Ah, cosa? E quindi ho detto, vabbè, prendiamoci questi piccoli. Li ho pagati 70 centesimi l'uno ed è marchio Olympus yogurt greco 0%. Ho preso 3. Penso che non mi dimentico niente. Questa è tutta la spesa. Faccio una panoramica dall'altro così da vedere meglio. No, non mi dimentico niente e nulla. Quindi questa era tutta la mia spesa. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, pollice in su. Iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. Ciao!